Amici di Calcio Camuno, eccoci qua di nuovo. Allora, l'intervento precedente, quello che riguardava l'abolizione del patentino per gli allenatori in prima, seconda categoria e nella Regionale Juniores, ha suscitato ovviamente, come era facile attendersi, un po' di polemica, cioè tra favorevoli e contrari, gli allenatori che prendono posizione. Io con il sito Calcio Camuno, insomma, abbiamo preso una posizione molto ferrea, molto precisa. Siamo contrari a questo principio perché secondo noi gli allenatori, anche se allenano formazioni di livello provinciale, come quelle di seconda categoria, sono persone che hanno fatto un percorso culturale di formazione e hanno acquisito delle competenze. Ed è giusto che a questi livelli ci siano comunque delle competenze, altrimenti continuiamo a dare in mano non so, ai pensionati della domenica o a gente improvvisata la gestione tecnica anche di squadre giovanili, che è una cosa secondo me proprio per principio vergognosa. Sarebbe come se dal prossimo anno il ministro Gelmini, quello della pubblica istruzione, dicesse fino alla terza elementare la maestra non serve, va bene anche la bidella perché prima elementare, seconda elementare. Cioè è proprio il principio che secondo me non va bene. La cosa sta facendo discutere e la Federazione Italiana Gioco Calcio, cioè la FIGC, dovrà decidere perché può anche intervenire, dovrà intervenire in merito ed eventualmente dichiarare illegittimo questo principio. Questa è un'iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti che ha fatto tutto di testa sua, però c'è la Federazione che dovrà successivamente intervenire e verificare se ci sono gli estremi perché questo principio possa essere applicato oppure no. Io spero che la FIGC, che qualche un sacco di cappelle le ha combinate nella sua storia, almeno su questo punto decida di dimostrare un po' di attenzione, un po' di amore verso il calcio. Vi avevo promesso che oltre a questo punto, nel comunicato 52 c'era un altro aspetto che secondo me avrebbe fatto molto discutere, ed era quello del premio di tesseramento, che è un premio in denaro che di cui gli allenatori hanno diritto per fare la loro attività di allenatore nell'ambito dei dilettanti. Allora, gli allenatori percepiscono un rimborso spese chilometrico, esattamente come i calciatori, ma hanno diritto anche a un premio di tesseramento, quindi un ulteriore, in qualche modo, bonus per la loro attività. Ebbene, nel comunicato 52, il signor Tavecchio e i suoi scagnozzi hanno deciso che, fino a quando nessuno dirà che è una puttanata, il premio di tesseramento viene abolito. Io immagino già che gli allenatori si alzeranno in piedi incazzati neri perché quando tocchi la gente nel portafoglio immediatamente tutti si incavolano. Però al di là di questo direi che l'aspetto negativo di questa vicenda, potrei essere anche contrario al fatto che ci sia un premio di tesseramento, però se c'è sempre stato lasciamolo, anche perché se lo togliamo improvvisamente non è che gli allenatori si accontenteranno di prendere il rimborso. Io sono convinto che questa pratica, questo divieto di corrispondere a un premio di tesseramento, aprirà inevitabilmente la porta a pratiche poco lecite e, diciamo, anche moralmente discutibili. Già il calcio dei dilettanti, non andiamo oltre, però insomma, vive di aspetti anche piuttosto torbidi, però diciamo che può andare bene così. Se a questo aggiungiamo anche un ulteriore torbido al sistema, con premi di tesseramento corrisposti magari in un colore di soldi scuro, direi nero, allora diciamo che il problema potrebbe diventare ancora più grave dal punto di vista morale. Aspettiamo ancora una volta che l'Associazione Italiana Allenatori prenda delle decisioni in merito e aspettiamo soprattutto che la Federazione Italiana Gioco Calcio decida di intervenire per dare al signor Tavecchio, insomma, perlomeno un segnale, cioè Tavecchio, stai facendo un sacco di minchiate, fermati per favore, non approfittare della tua posizione, sei presidente della Lega Nazionale Dilettanti, quindi hai un ruolo importante, ma non sei il padre eterno. Rispetta un po' di più questo calcio perché altrimenti le cose non vanno bene. Amici di Calcio Camuno, ci sentiamo alla prossima.